prima del derby che iniziava il sabato sentivi una voce che usciva dal coro, era Marini, e ogni 10 minuti cominciava: ehi ragazzi, non vorrei essere nei panni del Milan domani. E così fino alla domenica, quindi arrivavi lì e dici: ho capito che non bisogna essere nei panni del Milan, vuol dire che li battezziamo. È una partita diversa da tutte le altre. Sensazioni forti da una settimana prima. Riuscivo a leggere la gara, dicevo: guarda quanta gente, guarda lo stadio, San Siro, il tifoso. E pensavi in che modo riuscire a fare qualcosa di positivo, perché tutto l'esterno così ti porta veramente a volere essere protagonista. Poi lì ho avuto anche fortuna, perché vabbè, il primo gol è stato credo carino, ma il secondo ha fatto tutto Muraro, quindi me l'ha messa lì a 2 metri dalla porta, non potevo tirarla fuori, ecco, cioè era facile.